Il ministro ha fatto una visita a sorpresa all'ospedale Grassi, è venuta al poliambulatorio via Paolini ad inaugurare questo nuovo servizio di odontoiatria. Che sanità ha trovato? Ma in questo municipio che conosco molto bene la sanità ha dei picchi di grandissima eccellenza, cioè in realtà sia nell'organizzazione dei reparti sia nelle professionalità che vi esercitano veramente tra le migliori nella città. E ovviamente ci sono anche delle problematiche legate soprattutto al territorio, che è poi una delle punte su cui questa regione come altre devono lavorare nei prossimi anni, cioè potenziare la realtà territoriale, potenziare la capacità di drenare l'accesso in ospedale e di curare le persone a casa. Questa è la sfida dopo la riorganizzazione di questi anni e devo dire che poi sono andata, come diceva, a sorpresa al Grassi, anche perché io ho stanziato 55 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico e la ristrutturazione del Grassi, sono andata di persona, conosco bene l'ospedale, a vedere quelle realtà. Secondo me c'è una grande necessità di fare un pronto soccorso pediatrico ad hoc, separato da quello degli adulti, visto che questo è un territorio che ha delle sue specificità, ha un'alta densità di bambini e anche con problematiche. Ho visto tante cose che funzionano e altre che secondo me possono essere ancora potenziate. Qui nel polo odontoiatrico, devo dire, ho appena testato personalmente uno dei macchinari più innovativi e tecnologici che ci sono sullo scenario italiano. Questo servizio qua è l'unico che ha questa macchina, che è una specie di TAC in tridimensione per farlo al posto dell'ortopanoramica. La spiego così, ma è una cosa iper sofisticata e tecnologica che permette di sezionare ogni osso del cranio, oltre che a tutti i nervi. È una vera e propria eccellenza a disposizione del servizio pubblico e si trova unico posto nel Lazio qui a Ostia.